A 8 partite dal termine, il girone B non ha ancora padrone. Il Chievo è lì nella bagarre e vuole continuare a far sentire forte e chiara la sua presenza. Padova più pericoloso del Chievo nella circostanza. E adesso il corner per gli ospiti, che dimostrano di essere una brutta gatta da pelare. Attenzione adesso, solissimo, e c'è il gol. Lasciato liberissimo Daniel Beccaro. E va a siglare il terzo gol del suo campionato. Padova in vantaggio al 3 stelle. Fortunato nel rimpallo, Oliboni subito col piattone, bello sul secondo palo, cerca Grandolfo, la palla che passa, Franchini ancora per Grandolfo, la girata di Grandolfo, pallone alle stelle, il Chievo c'è e risponde. Altro intervento pericoloso, lascia giocare l'arbitro, abbastanza inspiegabile questa scelta, raddrezza, la palla dentro, Zanetti, manca il 2-0 il Padova, certo che la premessa di questa chance era viziata da un fallo, sembrato evidente. Coletta chiama il muretto a due, Oliboni, Kirilov, gli altri tutti dentro, resta fuori soltanto Cristian Beccaro a centrocampo, gli altri tutti in area. Parte Radrezza sul secondo palo, cerca Gomes De Pina, la sponda all'indietro, Zanetti salva, poi in calcio d'angolo Burato, non c'è la sovrapposizione, gestito piuttosto male questo calcio d'angolo. Ora il pallone di Kirilov per Oliboni, che carica il sinistro, sporco, Maniero va a bloccare con sicurezza. Occhio a Kirilov adesso, ben servito, Kirilov cerca forse il calcio di rigore, la carica l'ha subita, è rimasto subito in piedi, poi perdendo l'equilibrio è finito a terra, ma figuriamoci, Bindoni dice che va bene così. Attenzione adesso, Hernandez ha un po' di spazio, vuole il sinistro, ciabatta un po' la conclusione, fa buona guardia Maniero. Palla, ancora Hernandez, bene in pressing, Franchini a rimorchio, ancora Franchini, la percussione, cerca il sinistro, calcio a sporco. Nono minuto di gioco, si fa vedere il Chievo dalle parti di Maniero. Occhio al rimpallo però, Hernandez lotta proprio con Cavallini. I due sgomitano, alla meglio il panamense, cerca di tenerla in campo, con un guizzo ce la fa. L'appoggio è buono per Oliboni, riesce col destro, bel pallone, Grandolfo anticipato da Gird Vainis. Il destro di Domenico Franco, pallone alle stelle. Se così finisse sarebbero 14 su 22 i punti ottenuti dai biancoscudati, lontani da Bresseo. Ora la fucilata di Gomes De Pina, primo vero guizzo del portoghese, miracolo di Coletta che vola. Trollo di Gomes De Pina, la palla esce, no, riesce con un guizzo non visto da Rizzato e arriva il finale, seconda sconfitta del campionato del Chievo Verona, che cade in casa come contro il Cittadella, contro un'altra squadra padovana, finisce 0-1.